Amici di Motocross, siamo qui a presentare le nuove Husqvarna da enduro 4 tempi, 250, 310 e 449. Le novità sono il telaio nero e robustito e il diverso setting delle sospensioni. Per la 310 e la 250 abbiamo il nuovo ammortizzatore che è Kayaba e lo scarico Helio Vinci. Bene ragazzi, adesso qui in pista a provare le nuove Husqvarna Enduro 2012 e dopo vi diremo come vanno. Nonostante abbiano cambiato il monoammortizzatore, hanno mantenuto la loro maneggevolezza e guidabilità con un'ottima trazione. Il 2,5 di differenza, il 310 di differenza del 2,5 ha un po' più di motore che in certe situazioni può aiutare. Per quanto riguarda invece il 449, ha un ottimo motore molto sfruttabile e anche gestibile in determinate situazioni.